I miti egizi di Giovanni Caselli, editrice a Scala. Circa 5.000 anni fa, nel nord-est dell'Africa e lungo le sponde del fiume Nilo, nacque la grande cultura del popolo egizio e con essa i miti e le leggende che influenzavano la loro vita. Gli egizi credevano che il mondo e gli uomini fossero stati creati da Ra, il dio sole. Attraverso le sue parole diede origine agli elementi della natura, trasformandosi lui stesso in faraone. Col tempo gli uomini cominciarono a credere di potersi ribellare, ma si sbagliarono. Ra, infuriato, mandò una dea leonessa a uccidere i suoi nemici. La dea divenne presto incontrollabile e iniziò ben presto a uccidere anche tutte le persone innocenti. Ra però, con uno stratagemma, riuscì ad addormentare la leonessa e per paura che potesse recare altri danni, la trasformò in Hathor, la dea dell'amore. Anche tra gli dei esistevano tradimenti, proprio come quello tra la Vendra Murt, la dea del cielo, e quello tra il dio della terra, Jed, che si unirono in un abbraccio infinito. Ma Ra, infuriato, disse al dio del vento di staccarli il più possibile. Così la dea del cielo restò solo attaccata le mani ai piedi al dio Jed, ma non si accorsero che era già incinta. Allora Thoth, il dio della sapienza e delle scienze, per evitare la vendetta di Ra sui cinque figli, creò le fasi lunari e aggiunse 5 giorni al calendario, facendolo diventare di 365. In quei 5 giorni nacquero Osiride, il futuro faraone dell'uomo della terra, e Iside, la sua sposa. Ra, ormai vecchio, cadde nel castrato tranello di Iside. E le svelò il suo nome segreto, ritirandosi così a governare il regno dei cieli, in cambio della guarigione dal morso di un serpente magico creato dalla magia di Iside. Il nuovo faraone, Osiride il Buono, regnò a lungo nel regno della terra, civilizzando gli uomini. Solo l'invidia del perfido fratello Set tramava alle sue spalle. E dopo numerosi tentativi riuscì con l'inganno a far entrare Osiride all'interno di una preziosa cassa, subito sigillata e gettata nel fiume Nilo. Iside, anche se incinta, cominciò disperatamente a cercare al corpo dell'amato marito per dargli degna sepoltura, poiché un corpo non sepolto degnamente non può entrare nel regno dei morti. Anubi, il dio della testa del sciacallo, riunì i pezzi che Set aveva fatto del corpo di Osiride con vento divino, creando la prima mummia. La grande magia della dea Iside riuscì però a riportarli in vita solo a metà. Infatti il dio rimase sempre immobile e per questo Ra decise di nominarlo re dei morti. Iside temeva per la vita del figlio appena nato, Horus, e cercò di nasconderlo in una palude. Ma Set lo trovò e, trasformatosi in scorpione, lo uccise. Ra ebbe compassione e inviò Thoth, il dio della sapienza, a riportare in vita il figlio Horus. Alla maggiore età, Horus
il Vendicatore, reclamò il trono del padre. E dopo una sanguinosa guerra durata 5 anni, Set sfidò Horus in un duello all'ultimo sangue. Horus, con la barca degli dei, riuscì a uccidere Set, trasformatosi in coccodrillo, e riprese il posto che gli spettava. Horus, dopo molti anni, decise però di lasciare il trono agli uomini, perché ormai vivevano in pace tra di loro. La prima piramide a gradoni fu fatta costruire dal faraone Zoser per conservare in eterno la sua anima e permettergli di andare nel regno dei morti. Ma Khnemu, il dio del Nilo, vedendo che il faraone aveva dato maggiore importanza a quest'opera e dimenticandosi però di onorare gli dei, decise di non far inondare il Nilo. Seguirono 7 anni di siccità e carestia. Fu così che venne costruito un tempio in onore del dio Khnemu e il Nilo riprese regolarmente a inondare i campi.